Ciao ragazzi! Allora, ieri ho registrato il video di come ho imbottigliato l'olio iperico che avevo fatto 40 giorni prima. E adesso vi faccio vedere cosa è venuto. È bellissimo. È una boccettina con dentro l'olio. Io ho usato l'extravergine, anche se potete usare quello di mandorle o di girasole. L'ho imbottigliato e adesso vi faccio vedere cosa lo utilizzo io. Io prendo normalmente la mia crema da viso, quella che uso tutti i giorni, uso la mattina e la sera, uso la stessa crema, non spendo mai più di 13 euro io per una crema e mi dura una quindicina di giorni. La prendo, la divido in un altro barattolino che ho contrassegnato con un cuoricino, quella col cuore è quella che uso la mattina, quella senza normale è quella che uso la sera, è per riconoscerle perché una è vuota come vedete e l'altra è piena. Metto parte della cremina, di solito ne faccio un po' meno di mezza perché ne uso più la mattina che la sera. La metto nel barattolino, la divido. La crema che userò per la sera su mezzo barattolo ci spruzzo dentro un po' di olio iperico, non tanto come potete vedere. Quattro spruzzatine, giro. Col dito. Bene, se finalmente nella vostra vita avete trovato una crema giusta per il vostro viso, che ognuno ce l'ha differente, tenetevela stretta. Andate a modificarla leggermente ogni tanto. Io la sera aggiungo l'olio iperico, come vi ho fatto vedere, così va a stimolare il mio collagene e rivitalizzare tutto il mio viso e lo rende molto più elastico. Noterete subito dei miglioramenti dopo una decina di giorni che fate questa prova. Se non avete fatto l'olio iperico come ho fatto io, acquistatelo. Quel che conta è che non faccio odore sintetico, deve essere il più puro possibile. Sarà difficile, altrimenti a giugno dell'anno prossimo, o se mancano pochi mesi, recuperate i fiorellini come vi ho fatto vedere nel video. Vi faccio vedere la continuazione di questo. Allora, questa, come vi ho detto, è la crema da notte, quella che utilizzo la sera. Una crema mia, base, con l'aggiunta dell'iperico. Mentre nella crema che ho messo con lo smalto per le unghie e il cuoricino è quella che uso la mattina. Adesso ho messo quasi la metà del prodotto, un terzo della mia crema che ho. Allora, calcolando che adesso è estate e la mattina esco, magari rischio di prendere raggi solari, sto fuori tutto il giorno sotto al sole senza rendermene conto, cosa faccio? Uso sempre la mia crema del viso, la mia personale, come voi utilizzerete la vostra senza andarne a comprare una apposta. Prendete la vostra crema del viso, la dividete e mettete in proporzione a un terzo del barattolino. Ho preso è proprio una crema da discount questa, è un 50 di protezione, la spruzzate. Comunque, facendo così avrete sempre la pelle perfetta perché andrete a mettere nelle zone che rischiate su tutto il viso, specialmente nelle zone più a rischio di scottatura come la fronte, il naso e la zona del décolleté che si brucia più facilmente. Facendo così, avendo fatto solo un movimento la mattina della vostra crema del viso, avete anche protetto dai raggi solari nocivi. Una cosa importante mi sono dimenticata: dove utilizzate l'iperico, in qualsiasi crema, mi raccomando, non prendete il sole, rischiate delle brutte macchie sulla pelle. Va utilizzato esclusivamente la sera, quando il sole non c'è più. Un'altra cosa importante è che l'olio iperico è essenziale, indispensabile in caso di scottature, sia solari che proprio fisicamente di fuoco o di cose roventi. Se avete delle bolle da scottatura, metteteci subito sopra l'olio iperico, vi salverà dalla formazione delle bolle d'acqua. Penso che vi ho detto tutto, se ho dimenticato qualcosa lo aggiungerò nelle scritte finali. Ciao e buon iperico a tutti!